Eccoci qua, buongiorno a tutti, un caro saluto da Malta. Sono dispiaciuto di non essere quest'anno con voi, solo parzialmente, in effetti sono in vacanza e quindi mentirei se dicessi che è proprio un dispiacere. Beh, vi avrei volentieri portato tutti qui, questo sì. Il prossimo anno, pensateci, Malta è un'ottima location per il prossimo convegno. Sto scherzando, sono dispiaciuto del fatto che quest'anno non potrò presenziare e mi mancherà il vostro caloroso abbraccio, che vi faccio arrivare però in modo virtuale. Con questo video messaggio, breve, ma spero vi giunga il mio saluto e soprattutto una riflessione che mi è stata chiesta comunque da chi ha organizzato quest'anno, e ringrazio tutti gli organizzatori per avermi comunque voluto, anche se in diciamo in formato online o virtuale. Tema importantissimo: uniti benché diversi. Forse quel benché proprio perché diversi, e in questa terra che mi ricorda molto l'Italia, ho riflettuto sull'importanza di questa nazione, l'Italia, che proprio dalla diversità dovrebbe trarre il suo grande vantaggio. Invece, se fa prevalere i suoi campanilismi e le proprie diversità, cioè se emerge troppo la differenza, manca quell'unione e quella straordinaria potenzialità che riesce invece ad esprimere solo nel momento in cui quel diverso diventa valore, diventa un elemento in più che valorizza. In effetti, dopo 20 anni di formazione in ambiti privati, pubblici e di diversi settori, una delle caratteristiche che ho potuto verificare è che quando la diversità, equip multidisciplinari, culture diverse, mondo della spiritualità, mondo della scienza, mondo diciamo dell'approccio antropologico piuttosto che filosofico iniziano a dialogare, beh, lì avviene un miracolo straordinario. E allora la diversità emerge come valore aggiunto che ci può dare un risultato clamoroso, se a patto che quella diversità non diventi appunto un cercare di segnare il territorio e far valere la propria materia, la propria disciplina a discapito delle altre, la propria visione del mondo che come forma di potere nei confronti degli altri approcci. Se riusciamo a far prevalere la comunione di intenti, allora quelle diversità diventano l'approccio caleidoscopico che ci consente di vedere la verità nella sua vicinanza, nella sua prossimità maggiore. Ecco, la diversità come valore, biologicamente questo è ampiamente dimostrato. Qualunque razza, che poi non esiste, ma qualunque, lo si vede benissimo, qualunque commistione biologica porta ad un miglioramento della specie. Lo si dice banalmente per i cagnolini, no? Dice di razza, peccato, era meglio se era un bastardino. Perché? Perché tendenzialmente sono più intelligenti. Ora, non so se questo sia vero, ma quello che posso garantirvi è che hanno un vantaggio biologico sulle altre specie, che si selezionano troppo. Se si selezionano troppo, rischiano inevitabilmente di diventare molto più fragili. L'unicità di pensiero è la vera preoccupazione che dovremmo avere. Quando il pensiero si assolutizza, ecco, quando si radicalizza, quando non è più in grado di cogliere nella diversità il grande valore di ripensare anche se stesso. E ripensare se stessi è, come sempre, la più grande opportunità di compiere una rivoluzione. E quindi nella diversità c'è forse il valore più grande. Per ritrovarsi poi più uniti, ma in una società caleidoscopica, mi verrebbe da dire arcobaleno, ma in questi tempi è sempre pericoloso parlare di arcobaleno, invece è quello che raccoglie tutti i colori, e proprio dall'unione di tutti questi diversi colori emerge quella sua forma straordinaria, che peraltro è un ponte e non è un muro. Se ci avete fatto caso, quell'arco è un meraviglioso ponte disegnato proprio per raggiungere e per superare quegli abissi spesso costruiti dalle nostre visioni troppo settoriali.
Nel Medioevo esistevano 8 discipline, il trivium, il quadrivium, il 7 discipline, la matematica non è mai stato il mio forte, ma 7 discipline che erano le arti del quadrivium e del trivium, ed era meraviglioso perché bastavano e dialogavano tra di loro in maniera fittissima, e questo costruiva il sapere umanistico e scientifico sempre in dialogo. Siamo arrivati a 8.000, più di 8.000 specializzazioni, e quello che ci sfugge è la visione d'insieme, quello sguardo unico capace di racchiudere tutte queste discipline tenendole insieme. 8.000, il pensiero che ha tagliato, selezionato, diviso, ecco il pensiero divisivo, quella è la mia preoccupazione più grande, perché quel pensiero divisivo ci ha reso molto più miopi e molto meno intelligenti e forse sempre più distanti dalla verità. Quindi ancora una volta il mio pensiero a coloro che in questo caso hanno individuato ancora una volta un tema importantissimo: la diversità come valore, la diversità come possibilità di avvicinarsi alla verità, in quel fitto, stretto dialogo fra scienza, fede, antropologia, filosofia, matematica, fisica, che si in quel dialogo meraviglioso di cui i greci, nella filosofia greca, avevano intuito il valore, sta la grande chance dell'umanità. Non vado avanti perché sono già passati 6 minuti e 18 secondi, avevo detto faccio un video di 5 minuti, però ecco, vi giunga il mio abbraccio e il mio saluto e il mio in bocca al lupo per questa manifestazione, che è sempre un piacere sapere che in qualche parte, da qualche parte si sta svolgendo, anche se sono lontano, vi sono assolutamente vicino, magari su quel ponte immaginario d'arcobaleno che mi collega a voi. Un abbraccio a tutti e un caro saluto, in bocca al lupo per le vostre iniziative, e la prossima volta organizziamo a Malta. Ci mettiamo d'accordo, 2 o 3 posticini fantastici, li ho visti.